Allora, siamo qui con Giorgia Latini, Lega, vicepresidente Settima Commissione Cultura. Buongiorno Latini, siamo a Piazza Venezia a Roma, si sta realizzando un incontro organizzato dalla Gilda sui diplomifici, sui titoli diciamo non adeguati. Si è parlato anche di sostegno. Latini, sul sostegno ci sono delle novità in particolare importanti sul diploma di specializzazione. È stato detto che c'era bisogno di un cambio di passo e voi lo state realizzando con questo provvedimento. Parliamo appunto di in cosa consiste questa novità dei corsi INDIRE di sostegno. Sì, sulla formazione degli insegnanti di sostegno, che assolutamente sono delle figure fondamentali per lo sviluppo dei ragazzi che hanno tale necessità e quindi devono avere una formazione adeguata. Purtroppo sino ad oggi non tutti sono formati, anzi purtroppo la stragrande maggioranza, e quindi il Ministero ha provveduto, insomma, a un'adeguata formazione con i corsi INDIRE, ma che è possibile anche far questi corsi di formazione anche attraverso appunto le università. Quindi c'è questa doppia possibilità. Ma soprattutto un'altra novità è anche quella di garantire la continuità del sostegno, cosa che prima non veniva garantita. Quindi adesso, qualora ci sia una richiesta da parte delle famiglie, qualora questo rapporto che si è creato tra l'insegnante di sostegno e l'alunno, ecco, c'è questa possibilità di chiedere una continuità didattica, che è importantissima in tutti gli ambiti, ma specialmente nell'ambito del Sì, sostegno. questa è una novità introdotta, voluta personalmente anche dal ministro Valditara. Dovrebbe già entrare, diciamo, in vigore il prossimo mese di settembre, che le sappia, onorevole? Ma ecco, l'obiettivo è quello di essere più veloci possibili, quindi io penso che anche a settembre si riuscirà a, diciamo, essere operativi in questo senso. I tempi, poi abbiamo concluso, i tempi invece di realizzazione dei corsi sostegno INDIRE, ricordiamo che sono diverse decine di migliaia, sono tempi stretti oppure più lunghi? Sono tempi stretti, già si stanno facendo appunto i corsi con le università e anche quelli con l'INDIRE sicuramente saranno in tempi brevissimi. Grazie, grazie Giorgia Latini. Grazie a voi, grazie.